Viadotto dei lavatoi a rischio caos per tutta la prossima settimana. Partiranno lunedì, il 2 settembre, i lavori per la sistemazione del giunto deteriorato che a fine luglio aveva creato non pochi problemi agli automobilisti, alcuni dei quali si erano trovati gli pneumatici danneggiati. Il caldo infatti contribuiva a peggiorare la situazione facendo staccare una parte della copertura. Proprio a fine luglio, dopo una sistemazione provvisoria, il comune aveva annunciato l'avvio dei lavori definitivi ad inizio settembre. Le operazioni dureranno circa una settimana, il cantiere sarà operativo nella fascia oraria dalle 8 alle 17, all'altezza della pila 6 del cavalcavia sarà istituito il senso unico alternato fino a sabato 7 settembre. Possibili quindi disagi per la viabilità in una settimana in cui le attività iniziano a ripartire dopo le ferie. È vero, è una settimana di rientro, ma non ancora a pieno ritmo e per l'inizio delle scuole sarà tutto pronto, conferma l'assessore comunale alla mobilità Vincenzo Bella. Il consiglio che posso dare è di utilizzare il percorso alternativo, ossia per chi da Camerlata deve dirigersi verso l'Erbese, si può utilizzare l'asse via Turati, via Donatori di Sangue, quindi via Oltrecolle e viceversa per chi arriva da via Canturina. Si procederà abbastanza in fretta, rassicura l'assessore, bisogna rimuovere il giunto ammalorato, eseguire delle lavorazioni e posizionare quello nuovo. Secondo quanto spiegato da Bella, il giunto era stato danneggiato da un mezzo da neve.